Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici: Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Gesù rispose: Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: È nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vidi e fu pieno di gioia. Allora i giudei dissero: Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: In verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Gesù continua il suo discorso con i giudei, i quali non credono alle sue parole e non capiscono quello che dice. Infatti, Gesù non parla della morte del corpo, ma quella dell'anima, che è la vera morte. Non comprendono perché hanno il cuore indurito e non accettano il messaggio nuovo di Gesù che ci porta alla salvezza. Infatti, Gesù è venuto per glorificare il Padre e osservare la sua parola. Anche noi, come Gesù, dobbiamo glorificare il Padre nostro che è nei cieli, osservando e mettendolo in pratica la parola. Spesso ci comportiamo come i giudei, chiudendo il nostro cuore a Dio e aprendolo al peccato, gettando le pietre addosso ai nostri fratelli, condannandoli senza dargli ascolto.